Parole, siamo in attesa ad Arcore dell'arrivo del leader del partito. Qual è la sensazione? Mi sembra che la Brianza stia rispondendo. Sì, la Brianza sta rispondendo, abbiamo moltissimi riscontri. La candidatura dell'avvocato Bono è una candidatura di livello, perché sappiamo tutti che è una persona che si impegna, che studia i problemi e che soprattutto conosce il territorio. Quindi direi che con questi requisiti potrà fare una grande gara. Com'è cambiato il centrodestra in tutti questi anni di militanza, secondo lei? Una domanda un po' generica, però importante, e ad Arcore, casa del centrodestra in Brianza. È cambiato perché Fratelli d'Italia è stato un partito che ha dato comunque una nuova strutturazione a tutta la coalizione. È un partito che sicuramente sarà determinante nelle vittorie in tanti comuni e anche in Lombardia. Siamo partiti piano piano abbiamo sicuramente riscontrato un grande consenso per la coerenza che Giorgia Meloni ha saputo portare. Ecco, direi che la coerenza è stato il motivo per cui il popolo italiano si è innamorato del nostro partito. E a partire dalla Lombardia, ma su tutto il territorio nazionale, tanti cittadini abbiano imparato che si possono fidare di noi, che si possono fidare di un movimento di persone libere, che non hanno problemi a raccontare la verità, che non hanno problemi a dire quello che pensano e che soprattutto credono nel vincolo di mandato che esiste tra un rappresentante e un rappresentato. Noi non siamo gente che prende i voti dei cittadini per fare quello che serve al partito, siamo gente che prende i voti dei cittadini per fare quello che vogliono i cittadini, e in questo panorama politico sicuramente questa è una rarità. Oggi in Lombardia un consenso che qualche anno fa sarebbe stato inaspettato, lo vediamo stamattina, ma penso che lo vedremo anche oggi pomeriggio in Piazza Duomo a Milano. È una cosa che mi rende molto fiera, perché noi abbiamo parlato tantissimo in questi anni alle categorie produttive, a chi crea lavoro, a chi crea ricchezza. Ci siamo occupati moltissimo di quelle che erano e sono le locomotive d'Italia, e evidentemente il messaggio è arrivato.